Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, accenna un primo bilancio sull'estate in città in quello che è un po' considerato il giro di boa della calda stagione, ovvero il Ferragosto. Tra cantieri per opere ritenute strategiche, flusso di turisti, a detta degli albergatori particolarmente intenso quest'anno, e la lunga serie di eventi per l'intrattenimento finalmente tornato ai livelli pre-pandemici, Masci si ritiene più che soddisfatto. Sì, è una Pescara effervescente, dinamica, che non si ferma mai, e questa è la Pescara che a noi piace molto. Stiamo facendo tantissimi lavori in molte zone della città, abbiamo fondi a disposizione, li abbiamo intercettati con il PNRR, abbiamo circa 100 milioni di euro di lavori già in corso e altri partiranno a settembre, e cerchiamo di evitare il più possibile i disagi. Devo dire che ci stiamo anche riuscendo e non è facile questo. La città è piena di turisti, molti stranieri, si sente parlare in qualsiasi lingua e questo è ancora più bello e noi abbiamo riempito questa stagione di manifestazioni, tutte le manifestazioni per qualsiasi gusto, perché abbiamo lo Stadio del Mare, abbiamo il Teatro d'Annunzio, abbiamo l'Aurum, abbiamo molte zone della città che oggi utilizziamo per eventi. Abbiamo avuto da maggio il Giro d'Italia e da lì è stata tutta una sequela di iniziative che continuano e continueranno fino a fine settembre con il Master, campionati europei di atletica leggera di Master, dove abbiamo 10.000 persone che verranno nella nostra città, ma abbiamo avuto il Festival Jazz, Funambolica, il Premio Flaiano, il We Love Fest che adesso si svilupperà allo Stadio del Mare, lo Zoo Music Fest, il Festival d'Annunziano che chiuderà un po' la stagione delle manifestazioni. L'Aurum ogni sera ospita manifestazioni di ogni genere, abbiamo avuto il Festival del Liberty. Insomma, diciamo che un'estate per tutti i gusti e chi più ne ha più ne metta.